Uomini e donne anticipazioni. Armando, via come il pane. Pinuccia, assente dallo studio. Continuano le registrazioni di Uomini e donne, dove il protagonista indiscusso rimane Riccardo Guarnieri. Anche nell'ultima puntata registrata, il cavaliere Tarantino si è seduto al centro dello studio. Ancora una volta per parlare della sua conoscenza con Gloria Nicoletti. I due sembravano aver già chiuso qualche giorno fa, ma evidentemente non era così. Tra loro è nata una nuova discussione, al termine della quale Riccardo ha messo fine definitivamente alla frequentazione. Secondo quanto riportato, pare che Riccardo abbia rivisto o risentito Roberta di Padua. Non è chiaro se questo confronto sia avvenuto davanti alle telecamere oppure no. Sta di fatto che i due ex fidanzati hanno parlato ancora una volta di Ida Platano. Passando invece a parlare di Armando Incarnato, per lui sono arrivate tre nuove dame. Il cavaliere Campano ne ha tenute due. Anche in questo caso non si hanno altre informazioni. Dovremo pazientare un pochino per scoprire se per Armando finalmente arriverà la donna giusta. La novità più interessante di questa registrazione è l'assenza in studio di Pinuccia. Proprio così, la dama di Vigevano non si è vista. Non si sa il motivo della sua assenza, ma qualcuno sospetta che il tutto possa essere legato a quanto accaduto la scorsa settimana, quando Pinuccia fece finta di svenire durante una lite con Tina. Può essere che la redazione non l'abbia richiamata? Chissà. Vedremo se la nostra Pinuccia tornerà magari nella prossima registrazione. In attesa di novità sulla dama di Vigevano, sembrano ormai addirittura d'arrivo i percorsi di Lavinia e Federico Nicotera. Entrambi i tronisti potrebbero fare la loro scelta prima della pausa natalizia. Entrambi, infatti, sono rimasti con due corteggiatori ciascuno. Federico con Alice e Carola. Lavinia con i due Alessio. Proprio sulla tronista ci sono interessanti novità. La ragazza ha fatto un'esterna molto bella con Alessio Corvino. Le anticipazioni parlano di un'uscita che ha commosso tutti in studio, soprattutto per le belle parole rivolte dal corteggiatore a Lavinia. Federico Nicotera, invece, ha portato in esterna Carola. I due si sono baciati di fronte alla Fontana di Trevi. Tra l'altro, nei giorni scorsi, erano già usciti sul web degli scatti di questo bacio. I fan di questa coppia sperano di vederli uscire insieme dal programma. È vero che Federico sembra essere più coinvolto proprio da Carola, ma mai dire mai. In studio il tronista ha scelto di ballare con Alice, e questo gesto non è piaciuto a Carola, che se ne è andata dietro le quinte. Le anticipazioni su questa registrazione finiscono qui. Secondo voi, la nostra Pinuccia tornerà in studio? Le scelte dei tronisti sono vicine? Chi sceglieranno secondo voi? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.